Sembrerebbe del tutto risolto lo stato di allerta che nella giornata di ieri alle ore 12:24 era stato diramato dall'Osservatorio della Protezione Civile di Regione Lombardia per le date del 24 e 25 settembre. Allerta arancione per rischio idrogeologico e vento forte e stato di allerta gialla per pericolo di temporali forti e rischio idraulico, con livelli di criticità maggiori che erano stati segnalati soprattutto nella zona della Valchiavenna, in particolar modo a livello idrogeologico. Da segnalare una serie di interventi dei Vigili del Fuoco a Chiavenna, impegnati durante la mattinata di oggi in due scantinati parzialmente allagati dopo una grandinata, e poi a Morbegno e Tirano, ancora per allagamenti e rami caduti lungo alcune strade. Il fine settimana sembrerebbe annunciarsi comunque migliore delle ore che ci siamo lasciati alle spalle, seppure con un drastico calo delle temperature e precipitazioni nevose previste in montagna. Ne abbiamo parlato con il meteorologo di Trebimeteo, Daniele Berlusconi. La perturbazione che è transitata quest'oggi è passato, diciamo, il fronte freddo della perturbazione e ha lasciato in eredità un clima decisamente più fresco, più freddo, possiamo dire anche, soprattutto in montagna, dove le temperature sono crollate e sono tornata anche la neve fino a quote relativamente basse per il periodo, addirittura fino a 1000-1500 metri. E per quanto riguarda il weekend ci aspettiamo comunque un miglioramento del tempo grazie alla rotazione delle correnti dei quadranti settentrionali. Il clima però rimarrà piuttosto freddo e a tratti anche ventoso nella giornata di sabato, con temperature in montagna che scenderanno sotto lo zero anche fino a 1500 metri, quindi insomma farà parecchio freddo. Anche in pianura chiaramente o fondovalle il clima sarà decisamente più autunnale rispetto a quello a cui siamo abituati, con temperature minime che potranno scendere anche intorno ai 5 gradi. Per quanto riguarda la giornata, comunque il sole si farà vedere nella giornata di sabato e le temperature massime potranno comunque sfiorare i 20 gradi grazie al soleggiamento, mentre sui crinali alpini, in particolare i versanti retici, quindi verso la Svizzera, sarà decisamente più nuvolosa anche domani, con possibilità ancora di qualche fiocco di neve, in particolare sulle vette. Anche la domenica, diciamo, sarà caratterizzata da tempo abbastanza buono, quindi prevalenza di sole, seppur a tratti qualche passaggio nuvoloso non è da escludersi, ma diciamo senza precipitazioni, quindi giornata tutto sommato buona, ma ancora abbastanza fredda. Possiamo in qualche maniera tranquillizzare tutti coloro i quali hanno letto dell'allerta meteo diffusa per questo fine settimana, in qualche maniera? Sì, in qualche maniera sì, perché l'allertamento era più che altro riferita a ieri e oggi, poi a fine settimana sostanzialmente l'unica cosa di cui dobbiamo stare attenti al vento, che nella giornata di sabato soffierà abbastanza intenso, specie in quota, però ecco, non ci sono più previste precipitazioni tali da portare ad allerta.